1300 euro al mese. Che sono insegnante, precario, attualmente disoccupato. Allora io sono lavoro dipendente di una ditta edile, non prendo soldi da 4 mesi. Siamo qui oggi, come dal 2008 in poi, come studenti contro i tagli e la riforma Gelmini. Abbiamo proprio un futuro molto insicuro. Per questo siamo scesi in piazza a manifestare anche con i lavoratori. Lavoro in una casa di riposo, che abbiamo un blocco dei contratti da 4 anni e sinceramente si fa fatica ad arrivare a fine mese. Sono un pensionato, mi sono conquistato la pensione dopo 40 e rotti anni di lavoro. Direi che alla mia parte l'ho fatta. Sono un insegnante di ruolo, di diritto nella scuola superiore. E credo moltissimo nel servizio pubblico, nella scuola pubblica. Sono precario da troppo tempo e lo sarò per troppo tempo. Cerco di barcamenarmi tra contratti a progetto, collaborazioni occasionali varie. 41 anni, sto diventando padre di famiglia e sono un precario. Io si sto a pagare e altri fa profitto. Privatizzazioni a raffica di tanti beni comuni delle comunità è un tentativo che va stoppato, come siamo riusciti a stoppare il primo sull'acqua. Sono in casa di casino straordinario, ho la famiglia sulle spalle, la moglie e due bambini e percepisco 750 euro al mese. Io sono un architetto libera professionista, vengo a protestare non solo ora ma già altre manifestazioni quando di gente ce n'era ancora meno, perché capivo che il problema è forte. E stiamo andando tutti a rotoli. Sono qua come genitore, perché vorrei un futuro migliore per mio figlio.